me il primo giorno toccò in sorte la preparazione del solfato di zinco. Non doveva essere troppo difficile, si trattava di fare un elementare calcolo stechiometrico e di attaccare lo zinco in granuli con acido solforico previamente diluito. Concentrare, cristallizzare, asciugare alla pompa, lavare e ricristallizzare. Zinco, zinc, zinc. Ci si fanno i mastelli per la biancheria. Non è un elemento che dica molto all'immaginazione. È grigio e i suoi sali sono incolori. Non è tossico. Non dà reazioni cromatiche vistose. Insomma, è un metallo noioso. È noto all'umanità da 2 o 3 secoli. Non è dunque un veterano carico di gloria come il rame e neppure uno di quegli elementini freschi freschi che portano ancora addosso il clamore della loro scoperta. Caselli mi consegnò il mio zinco. Tornai al banco e mi accinsi al lavoro. Mi sentivo curioso, genato e vagamente scocciato, come quando hai 13 anni e devi andare al tempio a recitare in ebraico la preghiera del bar mitzvah davanti al rabbino. Il momento, desiderato e un po' temuto, era giunto. Era scoccata l'ora dell'appuntamento con la materia, la grande antagonista dello spirito, materia che curiosamente si ritrova imbalsamata nelle desinenze dei radicali alchilici, metile, butile, eccetera. L'altra materia prima, il partner dello zinco, e cioè l'acido solforico, non occorreva farselo dare da Caselli. Ce n'era in abbondanza in tutti gli angoli, concentrato naturalmente, e devi diluirlo con acqua, ma attenzione, c'è scritto in tutti i trattati. Bisogna operare alla rovescia, cioè versare l'acido nell'acqua e non viceversa, altrimenti quell'olio dall'aspetto così innocuo va soggetto a collere furibonde. Questo lo sanno perfino i ragazzi del liceo. Poi si mette lo zinco nell'acido diluito. Sulle dispense stava scritto un dettaglio che alla prima lettura mi era sfuggito, e cioè che il così tenero e delicato zinco, così arrendevole davanti agli acidi, che se ne fanno un solo boccone, si comporta invece in modo assai diverso quando è molto puro. Allora resiste ostinatamente all'attacco. Se ne potevano trarre 2 conseguenze filosofiche tra loro contrastanti. L'elogio della purezza che protegge dal male come uno sbergo, l'elogio dell'impurezza che dà adito ai mutamenti, cioè alla vita. Scartai la prima, disgustosamente moralistica, e mi attardai a considerare la seconda, che mi era più congeniale. Perché la ruota giri, perché la vita viva, ci vogliono le impurezze e le impurezze delle impurezze, anche nel terreno, come noto, se ha da essere fertile. Ci vuole il dissenso, il diverso, il grano di sale e di senape. Il fascismo non li vuole, li vieta, e per questo tu non sei fascista. Vuole tutti uguali e tu non sei uguale. Ma neppure la virtù immacolata esiste, o se esiste è detestabile. Prendi dunque la soluzione di solfato di rame che è nel reagentario, aggiungine una goccia al tuo acido solforico e vedi che la reazione si avvia, lo zinco si risveglia, si ricopre di una bianca pelliccia di bollicine di idrogeno. Ci siamo. L'incantesimo è avvenuto. Lo puoi abbandonare al suo destino e fare 4 passi per il laboratorio a vedere che c'è di nuovo e cosa fanno gli altri.